Varano, penultimo appuntamento di un campionato rovente, quello della Race Attack 1000, con ben due piloti in testa, classifica a pari merito. Parliamo di Matteo Cristini e Diego Vitellaro a 125 punti. Occhio però anche a Gabriele Proietti, terzo, a 120. Dalla pole per questa gara 1 della Race Attack 1000 c'è Matteo Gallan. Andiamo in griglia a sentire i pareri dei piloti prima di partire. Giorgio Zecchinati, partenza dalla terza fila, sarà una gara all'attacco per cercare di riprendere quelli che ti precedono? Ma sono, diciamo che quelli davanti sono molto molto veloci, quindi ci proviamo a divertire, a fare il possibile per voi, posso fare. Un grosso in bocca al lupo. Grazie. Fabrizio, parti un pochino arretrato, ma c'è margine per migliorare? Sì, la margine, meno ci proviamo, quello sicuro. Vedo se riesco a fare una buona partenza e poi... Provi a starci attaccato. Sì, ci provare, ci proviamo. Bocca al lupo. Grazie mille. Ci avviciniamo ad un finale elettrizzante per la Race Attack 1000 e ora diamo la parola ai piloti. Il semaforo rosso si spegne in questo momento con qualche moto che si impenna lì dalle prime file. Non è una buona partenza quella di Gallane, buona quella di Cristini, con Vitellaro che all'esterno mette fuori la gamba di salvataggio e si mette in seconda posizione alle spalle di Matteo Cristini, il suo rivale del campionato, perché Matteo Cristini e Diego Vitellaro, come dicevamo in apertura, sono primi a pari merito in campionato a 125 punti, seguiti da Gabriele Proietti a 120 punti. E quindi sarà sicuramente una bagarre, una lotta fantastica fino alla fine del campionato in questo penultimo round di Varano. Mentre intanto là dietro dall'onboard di Cristini vediamo che Gallane si infila dentro Vitellaro, nonostante una brutta partenza è subito lì, ha subito rimontato, si mette in seconda posizione, va alla caccia del leader della corsa, nonché leader del mondiale virtualmente, Matteo Cristini. Gallane, che ricordiamo, partito dalla pole, non partito benissimo, ha comunque fatto un'attenzione, si infila dentro Proietti su Vitellaro, si mette dentro, peccato per Vitellaro che perde due posizioni subito in questo avvio di gara, partito bene ma comunque non è riuscito a mantenere salda la sua seconda posizione, nemmeno la terza, e adesso si dovrà ritrovare a rincorrere. Dicevamo di Matteo Gallan, non partito benissimo, comunque ha rimontato subito, è quarto in campionato, ha 93 punti e quindi, nonostante sia questa la penultima gara di Varano, siamo in attesa comunque di affrontare anche l'ultimo round di Cervesina, quindi ci sono ancora tanti punti da assegnare. In quinta posizione in campionato invece abbiamo Diego Scaltritti, che è partito 14esimo. Forse questa potrebbe essere l'ultima chance di vederlo protagonista nel campionato, perché comunque ha 91 punti, si trova in quinta posizione. Quindi se diciamo che Gallane con 93 punti e qui davanti si potrà giocare il campionato, lo diciamo anche con Scaltritti, però le sue possibilità sembrano essere anche ridotte. Non l'abbiamo neanche visto molto protagonista in questo campionato, sempre lì comunque tra i primi 5-6, ma mai veramente in lotta per la vittoria, come l'abbiamo visto per Vitellaro, Cristini, Proietti e Gallane, che in questo momento sembra pressato notevolmente il numero 88, leader del campionato virtualmente, se andiamo a contare i punti anche di questa gara, ma tutto è possibile. Di questi 8 giri della Race Attack 1000 arrivano alla Jack X per poi affrontare la Ferro di Cavallo i piloti. Cristini, che dovrà essere comunque molto capace anche di saper gestire la gara, di saper gestire la pressione. Nella tabella magari gli segnaleranno che Vitellaro è quarto in questo momento, Cristini è terzo, Proietti è terzo, con Gallan alle sue spalle, molto insidioso. Sarà un finale elettrizzante, come dicevamo a inizio gara, penultimo appuntamento qui a Varano, l'ultimo a Cervesina, quindi ancora tanti punti da segnare, tanti colpi di scena che magari potrebbero accadere. Vitellaro, che ha perso un po' di tempo, intanto ha perso un po' di smalto nei confronti di Proietti, partito dalla quarta posizione. Vitellaro si trova in questo momento in quarta posizione, Gallan partito dalla pole si trova secondo con Cristini, che è comunque lì ben saldo in prima posizione con Gallan, che vediamo se adesso avrà la possibilità di studiarlo, se avrà la possibilità di studiarlo appena e di prendere e andare via magari in una possibilità di voler, una volta dopo averlo passato. E vediamo se comunque ha il passo anche per tenerlo, perché Cristini comunque ha sempre avuto un grandissimo passo, notevole in tutte le gare di questi trofei Motestate. Proietti invece terzo, anche lui solido lì, sembra non averne per andare a recuperare i primi due in questo momento, ma la gara è ancora lunga e dopo aver monitorato questo giro andremo a vedere i tempi con Gallan, che si prova a far vedere, a subito andare verso l'interno, dovrà fare una traiettoria un po' larga per poi uscire, cercare di uscire forte e andare sul rettilineo per andare a monitorare i primi tempi. Andiamogli a vedere: 1.09.311 per Cristini, 1.09.4 per il buon Matteo Gallan, 1.09.6 per Proietti, 1.09
e anzi 1:10.3 per Vitellaro, ha girato molto lento il pilota numero 75, probabilmente avrà fatto, ecco perché un piccolo errore, probabilmente forse in curva 1 che l'ha un po' distanziato da Proietti, in questo giro l'abbiamo visto particolarmente lontano, quindi occhio alla gara di Vitellaro, quindi che non è un tempo sicuramente dato, si mette all'interno alla parabolica, si butta dentro, va dentro la parabolica e va a passare, si passa verso lì il rettilineo per poi andare verso la prima S illuminata così nel circuito dell'autodromo Riccardo Paletti lungo 2.3 km, quindi dicevamo che il tempo di Vitellaro sicuramente non è da monitorare perché 1:10.3 sicuramente non è un tempo da Vitellaro, non è un tempo dei top della Race Attack 1000, quindi andremo a ricalcolare dopo il passaggio sul traguardo di Diego Vitellaro. Andiamo qua anche un po' nelle retrovie, abbiamo visto Ravaglia inquadrato il numero 4, andiamo in on board adesso, andiamo un po' con la Ferro di Cavallo che sarà la prossima cura affrontata dopo la X, questa l'uscita della Jack X, poi andiamo verso la Ferro di Cavallo, andiamo qua davanti invece, andiamo a vedere i passaggi sul traguardo. 1:08.9 per Cristini, giro più veloce della gara, 1:09.7 per Proietti che è terzo sempre, 1:09.0 per Matteo Gallane, stanno girando insieme praticamente Gallane e Cristini, gira più veloce di un decimo Cristini, mentre Vitellaro torna su dei regimi importanti, 1:09.4, quindi gira sì più forte rispetto a Proietti, quindi vediamo se lo potrà andare a provare a prendere. Mentre invece qua davanti la situazione non cambia verso gli ultimi giri, comunque siamo verso comunque la metà gara di questa Race Attack 1000, un campionato che per il momento questa sarebbe una gara importante per Cristini perché prenderebbe molti punti nei confronti di Vitellaro soprattutto che è quarto e nei confronti anche di Proietti che comunque è terzo, quindi andiamo a monitorare anche il giro veloce, la pole, ricordiamo che Gallana ha due punti aggiuntivi per la pole, quindi sarà sicuramente un vantaggio nei confronti anche di Cristini nel cercare di prendere la pole, di prendere il giro veloce, si mette dentro Gallan e lo fa subito, sorpasso pulito nei confronti di Cristini, si prende la leadership e vuole subito scappare via, come dicevamo anche qualche giro prima, vediamo se ne avrà anche per scappare, sembrava essere un po' in fase di studio, stacca forte Cristini, stacca forte molto Gallan che mette anche di traverso la sua Yamaha numero 23 mettendo fuori anche il piedino e sembra voler subito andare via, sembra voler subito andare via Matteo Gallan, lo dicevamo prima, sì, sembrava comunque in fase di studio e mette di traverso ancora la sua Yamaha che va largo, la parabolica va largo, vediamo se Cristini avrà la possibilità, non ha la possibilità perché era anche già un po' lontanino, aveva preso qualche metro importante Gallan, andiamo in on board con Cristini. Stacca la regia dall'onboard dove abbiamo visto sempre mettere fuori il piedino da parte di Matteo Gallan. Mentre qua la situazione dietro rimane invariata. Cristini sembra uscire forte verso la Jack X. Vediamo se ne avrà per stare con lui. Vediamo i tempi dopo perché sarà molto interessante. Questo sarà sicuramente un giro provvidenziale per Gallan che sta spingendo veramente molto forte. Sta spingendo forte Gallan per recuperare punti in campionato. E si è steso! Si è steso clamoroso, incredibile! Si è steso Gallan! Colpo di scena clamoroso per il mondiale, per il mondiale, viene naturale dirlo perché 1-0 pesantissimo per il campionato, 1-0 che regala così la leadership del campionato nuovamente a Cristini e regala la leadership della gara nuovamente a Cristini, lo diciamo 2-3 volte, incredibile, si è steso Matteo Gallan, clamoroso, incredibile. Incredibile, questo non ci voleva per il pilota numero 23 che probabilmente dice addio alla possibilità di giocarsi il campionato. C'è sempre gara 2, ricordiamo, doppia gara, fa la Race Attack 1000. Ma questo è veramente incredibile, clamoroso. Clamoroso veramente, si è steso in entrata all'entrata comunque delle ultime due curve, ancora doveva percorrere le ultime due chicane. Incredibile, clamoroso, e Cristini ringrazia sempre leader incontrastato a questo punto della gara e a questo punto virtualmente leader del campionato con Vitellaro terzo e Proietti secondo. Incredibile, veramente incredibile, stava spingendo sicuramente tanto Gallan per cercare di scappare da Cristini, si vedeva che probabilmente ne aveva di più, forse anche un eccesso di foga da parte del numero 23 che comunque sì avrà la possibilità di rifarsi in gara 2, però questo è un colpo pesantissimo, un colpo bassissimo per il campionato, mamma mia, vediamo in uscita intanto dalle telecamere di servizio del circuito il buon Matteo Cristini che ormai in solitaria si va, andrà a prendere a meno anche qua di colpi di scena, potrà solamente gestire anche comunque una vittoria che è sempre molto più vicina. Andiamo a vedere gli ultimi tempi. Cristini che gira in 0.9.5 il suo ultimo passaggio. Proietti 0.9.1
8, un vero peccato per Gallan, che andiamo a monitorare dal monitor dei tempi. Dov'è Gallan? Dov'è Gallan? Si ritrova veramente indietro, si trova in nona posizione in questo momento Matteo Gallan, quindi veramente un peccato, sventolano intanto le bandiere verdi, perché comunque prima c'è stata la caduta di Gallan, giustamente i Marshall dicono che il pericolo se n'è andato. Andiamo a vedere anche un po' là dietro. Quarta posizione intanto per Fabretti, buon risultato per lui, partito quinto. Facciolini è in quinta posizione in questo momento. Sesto Galdoni, l'abbiamo visto protagonista nella prima gara di Varano qui, Galdoni che però purtroppo, ricordiamo, si è steso sulle finali mentre era in lotta per il podio, un vero peccato. Settimo c'è Zecchinati in questo momento, ottavo Maneggia, nono come dicevamo Gallani a chiudere la top ten, c'è Scaltritti che era quinto in campionato, ma adesso il leader incontrastato è sempre Matteo Cristini, che va a vincere gara 1 della Attack 1000, lo fa davanti a Gabriele Proietti e poi Diego Vitellaro. Sarà sicuramente un finale di campionato emozionante, c'è ancora gara 2 da vivere, c'è ancora un weekend di gara completo da vivere, quindi ancora i punti da segnare sono tanti per Gallan, è uno 0 pesante, ma ancora 3 gare ci sono da fare, quindi ancora il mondiale per il campionato, scusate, per lui matematicamente non è ancora finito. Grande prestazione da parte di Cristini, bravi Proietti e Vitellaro comunque a stare lì, poi Fabretti, Facciolini, Galdoni, Zecchinati, Maneggia, Gallan nono e decimo Scaltritti a chiudere la top 10 di questa gara.